Amministrative 2022, Bianco il nuovo sindaco di Policoro, l'avvocato policorese supera lo sfidante Lopatrello con il 61% delle preferenze. Le sue prime parole: la festa dopo lo spoglio. Le fibrillazioni nel centrodestra, ennesimo attacco di Piro all'indirizzo di Bardi, e alla vigilia del ritorno in aula il capogruppo di Forza Italia arruola il consigliere Baldassarre e lascia presagire un clima da resa dei conti. La ripartenza dopo il Covid e la pace in questo frangente di guerra. Al via da questa sera la festa di Avvenire a Matera. I nomi degli ospiti resi noti stamane nella conferenza stampa al Salone degli Stemmi della Curia. Grande emozione nella città dei Sassi per la cerimonia di intitolazione della Cava del Sole al compianto David Sassoli. Alla presenza dei familiari omaggiato l'impegno pacifista del presidente dell'Europarlamento. Lo sport, abbracci, sorrisi per il quinto Memorial Antonello Coviello, la manifestazione che ha unito parenti e amici al Palapergola di Potenza. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla nuova TV in primo piano. L'avete sentito dai nostri titoli, ci sono le elezioni amministrative con il ballottaggio di ieri a Policoro. Enrico Bianco è il nuovo sindaco della cittadina ionica. Al secondo turno l'avvocato policorese ha vinto con il 61% dei voti contro il 38,5% dello sfidante Lopatriello. Alla coalizione di Bianco spettano adesso in consiglio 10 seggi, a Lopatriello 4, folla e corri da stadio per il neo sindaco. I dettagli da Celestino Benedetto. Policoro ha il suo nuovo sindaco. Al ballottaggio, al termine dello spoglio delle schede nelle 14 sezioni, Enrico Bianco ha battuto Nicolino Lopatriello. Bianco, avvocato cinquantenne sostenuto da 4 liste di centrodestra, ha ottenuto il 61,47% dei voti, frutto di 5.173 preferenze, mentre al primo turno aveva incassato 4.721 voti e il 48,44%. Il suo sfidante Nicolino Lopatriello, sempre del centrodestra e alla guida di 5 liste, si è fermato al 38,53%, ottenendo 3.242 voti, dopo che al primo turno aveva portato a casa 3.659 preferenze, pari al 37,54%. Al primo turno, domenica 12 giugno, il candidato di centrosinistra Gianluca Marrese si era invece fermato al 14%, restando fuori dalla contesa elettorale. Nel comune del Materano, al secondo turno, ha votato il 60,25% degli aventi diritto, 14.339 policoresi, 9 punti in meno rispetto al primo turno, quando il dato si era attestato al 69,52%. Un numero importante si era portato alla media nazionale del 42,20%, ma comunque inferiore al 77% registrato 5 anni fa, con oltre 4.000 aventi diritto al voto che hanno deciso di astenersi. Andiamo avanti con la politica regionale. Ennesimo attacco del consigliere Piro all'indirizzo del presidente Bardi. Alla vigilia del ritorno in aula il capogruppo di Forza Italia arruola il consigliere Baldassarre e lascia presagire un clima da resa dei conti nel centrodestra. Michelangelo Russo. A sentir parlare il capogruppo di Forza Italia, il Bardi Ter non avrebbe speranze. Il mezzo è sempre lo stesso, quel profilo Facebook riconducibile al gruppo consigliare dei forzisti, su cui già sabato si era consumato l'ennesimo strappo interno alla maggioranza e che pare diventato a tutti gli effetti una chat pubblica. I primi segnali di guerra sono spuntati all'indomani del recesso della partecipazione della regione dalla società consortile Aeroporto di Pontecagnano. Una decisione, quella presa dal presidente della giunta Vito Bardi, che ha raccolto i like di Fratelli d'Italia e Lega, ma non quelli di Piro, dal quale hanno preso comunque le distanze il collega di banco Bellettieri e l'assessore Cupparo. Ma non è finita qui, perché Piro ora dà appuntamento a tutti alla prossima seduta del Consiglio regionale, quella in programma già nella giornata di domani alle 11:45. Proprio in quella sede, qualche giorno fa, la consigliera Sileo e il consigliere di Idea Baldassarre avevano aperto l'ennesimo fronte della crisi in maggioranza, specie il secondo, ed è a quelle affermazioni che Piro associa il destino del Bardi Ter, senza girarci attorno. Ho condiviso le parole del dottor Vincenzo Baldassarre pronunciate nell'ultimo consiglio regionale, ha detto Piro. Il Bardi Ter è nato sotto pressioni e ricatti, per poi lanciare il guanto di sfida.
Oggi il Bar di Ter non ha i numeri per andare avanti. Al prossimo consiglio si capirà, sottolinea Piro, chiaramente e forse definitivamente. Il richiamo alle esternazioni di Baldassarre sembra suggerire la prossima mossa del capogruppo di Forza Italia: unire le voci discordanti e restringere il campo d'azione di Baldi. Oltre all'ex sindaco di San Chirico Nuovo, tra coloro che in questa fase sembrano remare contro, ci sono anche i due leghisti Vizziello e Zullino, che da qualche mese a questa parte fanno coppia fissa e che già in occasione del voto sul Salva Potenza hanno fatto ostruzionismo. Con quattro uomini in meno su cui puntare, la disgregazione del governo di maggioranza a quel punto non sarebbe così lontana. Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria. Rinviato a data da destinarsi l'inizio del dibattimento del processo relativo allo sversamento di greggio dai serbatoi del Centroli di Viggiano del 2017. Oggi e domani, infatti, i penalisti italiani sono in protesta contro una recente pronuncia della Cassazione. Rinviato anche il processo al clan Schettino, giunto a un passo dalla sentenza, dibattimento chiamato a decidere sulla richiesta di 200 anni di carcere per 16 persone. Richiesta presentata dall'accusa. A far slittare il verdetto non solo la malattia del boss e quella del suo luogotenente Porcelli, ma anche, come detto, la sospensione delle attività proclamata dalle camere penali. Andiamo avanti con l'emergenza sanitaria in attesa del bollettino di oggi, che sarà diffuso come di consueto questo pomeriggio. A preoccupare è l'incremento di ricoveri e il tasso di positività al 34%. Sono 349 le ultime positività riscontrate tra residenti su 1050 tamponi processati, 216 nel Potentino e 133 nel Materano, con 48 nuovi casi scovati a Matera città e 54 nel capoluogo di regione. Nessun decesso nelle ultime ore, 151 guariti, a cui bisogna aggiungere 370 unità, frutto di un riconteggio dei monitoraggi precedenti, per un totale di 521 guarigioni, 10.178 gli attualmente positivi in Basilicata, ospedalizzazioni in crescita dalle 45 dell'ultimo report alle attuali 49, di cui uno in terapia intensiva. Intanto, come potete vedere nella nostra grafica, l'azienda sanitaria di Potenza ha aggiornato i calendari vaccinali per le quarte dosi destinate over 60 fragili e over 80. Le date sono relative ai punti vaccinali di Venosa, Melfi, Senise, Paterno, Lauria e Potenza. Qui alle tende del Qatar si effettueranno i vaccini per il mese di luglio nei giorni 7, 14, 21 e 28, ad agosto il 4, l'11, il 18 e il 25. E la ripartenza post-Covid al centro della sesta edizione della Festa di Avvenire, al via questa sera a Matera. Costruttori di umanità è il titolo che farà da sfondo alle tre serate di dibattiti e confronti con personalità autorevoli e testimoni dell'attualità. Si parte con un focus sulla guerra in Ucraina e gli scenari per l'Italia e l'Europa. Sentiamo Fabrizio Di Vito. In piazza San Francesco a Matera è tutto pronto per la sesta edizione della Festa di Avvenire in Basilicata. Alle 21 il via alle tre serate che vedranno alternarsi personalità autorevoli e testimoni dell'attualità. A fare da sfondo all'iniziativa il titolo Costruttori di Umanità, emblematico nell'esprimere la necessità di dare risposte nuove rispetto a ciò che stiamo vivendo. E nella prima serata si parlerà in modo approfondito dello shock energetico provocato dalla guerra in Ucraina e di tutte le ripercussioni sulle famiglie e le imprese italiane, alla presenza dell'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, del cardinale Mauro Gambetti e del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Domani spazio ai testimoni di pace con gli interventi di Cecilia Strada, padre Enzo Fortunato e Marco Impagliazzo. Mercoledì 29 invece si parlerà di sanità, settore destinato ad essere rivoluzionato con i fondi del PNRR, anche in questo caso la presenza di ospiti autorevoli come Lucia Leotti, Mariella Enoch e l'oncologo Pier Giuseppe Pelicci. A chiudere l'evento un regalo musicale la città di Matera con l'esibizione del celebre giovane violoncellista Hauser. Il programma della manifestazione è stato illustrato questa mattina a Matera nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, alla presenza del direttore del quotidiano cattolico Marco Tarquinio e del fondatore di Auxilium Angelo Chiorazzo. A fare gli onori di casa Monsignor Giuseppe Caiazzo, il vescovo della diocesi di Matera Ersina, che sottolinea l'importanza di tornare ad incontrarsi in tutti i sensi. Abbiamo bisogno soprattutto di
di incontrarci. Ciò che ci è mancato durante la pandemia è stato il fatto che abbiamo vissuto in isolamento, abbiamo sentito il bisogno di incontrarci, però non basta semplicemente quell'incontro fisico. Abbiamo bisogno di incontrarci soprattutto nel condividere la vita, la storia e renderci conto che stiamo vivendo una fase storica molto difficile, nel senso che abbiamo perso proprio quel senso di umanità di cui tutti quanti abbiamo bisogno. E quindi da questo punto di vista, se ci incontriamo, diventiamo tutti costruttori di umanità. Diversamente ognuno cammina per i fatti suoi, e quando ognuno cammina per i fatti suoi diventa un battitore libero, solitario, non agisce mai per il bene comune, ma combina solo dei guai. Il direttore di Avvenire e il fondatore di Auxilium evidenziano invece l'importanza di tornare finalmente a confrontarsi in piazza su temi che toccano da vicino le persone, le famiglie. È il tempo di dire dal sud, ancora una volta da Matera, che è una capitale culturale e morale di questo paese, che c'è una soluzione che possiamo trovare insieme e realizzarla. Ascolteremo per questo grandi protagonisti. È un'edizione ricca, straordinaria, con personaggi, con personalità di livello nazionale e internazionale, con un regalo straordinario che è Hauser. Dobbiamo continuare su questa strada, perché è così che possiamo in qualche modo valorizzare le nostre comunità, fare comunità, ed è così, costruendo umanità, che sicuramente rende inizio alla nostra terra. La diocesi di Matera è in cammino verso l'appuntamento più importante per i credenti lucani, la visita di Papa Francesco, atteso nella città dei Sassi il prossimo 25 settembre, a conclusione del congresso eucaristico nazionale, un momento importante non solo per la comunità cattolica lucana ma per tutto il sud Italia. A 31 anni dalla visita di Papa Wojtyla in terra lucana, intanto la macchina organizzativa è partita, compresa quella che vedrà protagonista il coro polifonico della diocesi materana, composto da 600 voci. Si sono ritrovati insieme per la prima volta nella città dei Sassi nei giorni scorsi all'auditorium della Casa della Spiritualità Sant'Anna i cantori dei 56 cori parrocchiali presenti nei 13 comuni del territorio. Lo scorso anno il vescovo Monsignor Giuseppe Caiazzo propose la formazione di un unico coro diocesano in vista del congresso eucaristico che si aprirà nella città dei Sassi il 22 settembre e si concluderà domenica 25 settembre con la messa presieduta da Papa Francesco. E restiamo a Matera. Grande partecipazione e momenti di sincera commozione in occasione della cerimonia di intitolazione della Cava del Sole al compianto David Sassoli. Alla presenza dei familiari e delle istituzioni lucane, omaggiato l'impegno pacifista del presidente dell'Europarlamento. I dettagli da Rocco Romanelli. Il 20 dicembre 2019, in occasione della cerimonia di chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, recentemente scomparso, invitò l'Europa a diventare un presidio di pace, libertà e democrazia, facendo leva sulla partecipazione culturale. Un messaggio oggi più che mai attuale in questo contesto di guerra. Grande entusiasmo e partecipazione ieri per l'iniziativa omaggio a David Sassoli, organizzata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per l'intitolazione della Cava del Sole al compianto presidente dell'Europarlamento, che da quel palco dedicò alla città dei Sassi un discorso importante relativo alla cultura come arma per abbattere le barriere tra i popoli. All'evento di ieri anche Alessandra Vittorini, moglie di Sassoli. Matera riparte da lì, ha detto Vittorini. Da quello spirito, da quelle parole scelte da David, sulle note dell'Orchestra Sinfonica della RAI e alla presenza delle istituzioni locali, la Fondazione si è rivolta ai giovani, invitando i creativi europei e mediterranei a produrre 4 residenze artistiche incentrate sui principi di pace e collaborazione. I 4 giovani selezionati realizzeranno una residenza artistica di 3 settimane in un piccolo paese della Basilicata, sulle orme dell'eredità dello spirito pacifista di Sassoli. Adesso parliamo di prevenzione per la salute della donna. Prende il via il consultorio itinerante per le donne dell'ASM. Grazie alla disponibilità del team medico ginecologico ambulatoriale, il mercoledì mattina sarà attivo a Policoro, il giovedì a settimane alterne a Bernalda e a Ersina. Saranno erogate su prenotazione visite ginecologiche, contraccezione, menopausa, problemi legati all'adolescenza, sessuologia, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e consulti prematrimoniali.
comunali. Le visite saranno erogate al mattino dalle ore 9 alle 13. Le prenotazioni per Matera e Policoro al numero telefonico 0835 253690. Per Bernalda ed Irsina sarà possibile prenotare direttamente presso il presidio ASMA. L'avvio delle attività è previsto dal primo mercoledì del prossimo mese di luglio. Fervono i preparativi nella città dei Sassi per l'imminente festa patronale dedicata alla Madonna della Bruna. Dopo la conferma della presenza dei cavalieri come scorta al carro, la città si prepara a rivivere il rito plurisecolare dello strazzo. Si attende adesso il via libera dalla questura, sul quale però c'è ottimismo. E intanto torna alla memoria il più grande cartapestaio materano, il maestro Michelangelo Pentasuglia, venuto a mancare quest'anno e ricordato nel volume di Ottavio Gurrado. Isabella D'Andrea. Si respira già aria di festa a Matera. Sarà una festa della Bruna all'insegna della ripartenza della socialità e di quello spirito di fervida tenacia tipico dei materani, soprattutto dopo la conferma della presenza dei cavalieri come scorta al carro. Una notizia auspicata dopo il braccio di ferro tra l'associazione, prefettura e questura che avevano messo al bando una tradizione plurisecolare. Intanto il carro è pronto per i tre giri e l'atteso rito dello strazzo dopo 2 anni di stop causa Covid. Un rito che riporta alla memoria il maestro cartapestaio per eccellenza di Matera, Michelangelo Pentasuglia, venuto a mancare il 4 gennaio di quest'anno. A lui lo scrittore Ottavio Gurrado ha voluto dedicare un saggio dal titolo Una vita tra colori e cartapesta, presentato nei giorni scorsi nella fabbrica del carro. La presentazione è stata fortemente voluta da Uccio Santochirico, l'artigiano che ha realizzato il carro 2022 della Bruna, allievo del Pentasuglia per 11 anni. Il libro racchiude emozioni, ricordi, momenti di vita del grande artigiano che sin dalla tenerissima età aveva già chiaro il suo futuro, imitare gli zii e suo padre per diventare cartapestaio. A Matera per la festa della Bruna ha realizzato una 50ina di carri insieme a zii e papà Francesco. 13 carri realizzati da solo, di cui 8 consecutivamente. Un record che la città non dimenticherà mai. Lo sport con il nuoto questa mattina. Domenico Acerenza, ancora protagonista ai mondiali di nuoto in Ungheria, dove il fondista di Sasso di Castalda ha sfiorato un'altra medaglia. Per lui quarto posto dietro al tedesco Welbruck, al compagno di squadra Paltrinieri e all'ucraino Romakuk. Lo sport. Ieri a Budapest, lo ricordiamo, l'atleta lucano ha guadagnato il bronzo per la staffetta mista. La formazione azzurra ha chiuso al fotofinish dietro alla Germania, medaglia d'oro, e all'Ungheria, medaglia d'argento. Mercoledì il 26 settenne delle Fiamme Oro a Cerenza, fin qui in carriera un argento e 2 bronzi mondiali, compreso quello di ieri, con l'olimpionico Paltrinieri, sarà impegnato nella gara sui 10 chilometri. Abbracci, sorrisi, un'amicizia che si consolida, un ricordo che non sbiadisce. Tutto questo e molto altro è stato il quinto Memorial Antonello Coviello, la manifestazione che ha unito parenti ed amici al Palapergola di Potenza. Luigi Santopietro. In ordine perché la memoria va onorata con compostezza ed eleganza, tutti colorati perché il messaggio di gioia che il suo sorriso trasmetteva con una potenza incredibile arrivi ovunque. I 2 anni di stop forzato causa Covid sono stati solo una pausa. Parenti e amici, vicini e lontani, si sono ritrovati domenica mattina al Palapergola di Potenza per riprendere il discorso. La quinta edizione del Memorial Antonello Coviello è stato come un lungo abbraccio, una risata coinvolgente, una passione unica, un'amicizia che si rinnova. Il parquet del Pala Rossellino tracima di vita, di ex giovani che si rimettono in gioco, di bambini entusiasti, di famiglie che si riuniscono, di amici che non possono dimenticare. Sì, finalmente siamo ritornati, infatti soprattutto noi della famiglia siamo stati contentissimi che dopo 7 anni purtroppo dalla sua scomparsa e dopo 2 anni di pandemia c'è stato lo stesso il desiderio di riprendere questo memorial e di ritrovarci tutti insieme per ricordarlo. Il bello di questa festa è stato proprio rincontrarsi con tutti gli amici, abbiamo visto 4 squadre in campo,
tanti parenti sugli spalti. Esatto, e c'è stata la partecipazione di tutti, dai ragazzi della sua ultima squadra a Roma che scendono come sempre, sono scesi anche quest'anno, ragazzi di Potenza che ormai zio conosceva da un sacco di anni, anche la famiglia che fortunatamente è sempre al nostro fianco, quindi questo ci fa molto piacere. Una grandissima occasione per ricordare il nostro amico Antonello, ma come tutti gli anni è sempre una bella festa, al di là dei premi, del vincitore, è bella l'atmosfera, è bella la memoria di Antonello, questa grande persona che è riuscito a legare tante persone per così tanto tempo e tanta passione e tanto amore per questo sport e per la lealtà che ci ha sempre insegnato a tutti quanti. Infatti questi due anni abbiamo sofferto anche del fatto di non poterlo ricordare anche con questa manifestazione. Finalmente ci siamo ritrovati e per noi è un piacere, anche venendo da Roma, anche con i bambini piccoli, per noi è una festa e sarà sempre così per Antonello e per la famiglia. Una giornata di festa e di sport per ricordare Antonello attraverso il futsal, lo sport in cui è riuscito a lasciare un segno forte e tangibile e grazie al quale si sono ritrovati i compagni di squadra di Potenza, i parenti, gli amici di Roma con cui ha condiviso le ultime avventure sportive. Per la cronaca, il Memorial è stato vinto dalla formazione dei Verdi, ma lo spirito è stato tutt'altro che agonistico e il divertimento è stato il vero motore della manifestazione. Il momento della premiazione racchiude il messaggio del Memorial, la famiglia che regala un defibrillatore all'associazione Misericordia, che ricambia con una maglietta, le parole di Raffaele Salvia che hanno toccato il cuore di tutti, ma anche la consegna della fascia di capitano alla mamma di Antonello, quella utilizzata per tutto il campionato e raffigurante il volto sorridente del ragazzo di Poggio Tre Galli, che anche questa volta ha lasciato in consegna un sorriso e dato appuntamento a tutti al prossimo anno. E la sensazione forte che l'unico vero gol di questa giornata lo abbia segnato proprio lui. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.